Posso chiedere un grande applauso ad Alessandro Di Battista, che è diventato un grande amico, che crede molto in quello che fa. Ecco, io non nego di sentirmi un po' fuori luogo nel prendere la parola a questa grande manifestazione. Mi sento un po' come Gasparri ad un Twitter Awards. So che ci sono persone più qualificate di me, ma non ruberò troppo tempo e starò qui solo pochi minuti. Non devo dire molte cose. Sono qui soprattutto per ringraziarvi perché siete, anzi siamo, un grande esempio di cittadinanza attiva. Forse siete fra i pochi che insieme a me hanno colto il vero senso delle parole di Salvini quando dice che abbiamo il nemico in casa. Ecco, anche io penso che abbiamo il nemico in casa, ma non penso che sia di fede musulmana. Le più grandi stragi e attentati in Italia sono di matrice italiana. La più grande organizzazione terroristica attiva sul territorio che miete più vittime in assoluto si chiama Mafia. E prima di chiedere a tutti i musulmani di prendere le distanze dai fatti di Charlie Hebdo, bisognerebbe chiedere a tutti gli italiani di prendere le distanze dalle stragi mafiose e dai fatti e gli avvenimenti di Mafia Capitale. Perché quando la mafia ha fatto una strage a Duisburg, nessuno è venuto a imporci di chiedere scusa in quanto italiani e difatti nessuno l'ha fatto. Ecco, io spero che questa sia un vero evento di presa di coscienza collettiva e avrei voluto vedere meno simboli e bandiere per questo, sono sincero e impopolare. Perché spero sia veramente un evento che porti a qualcosa di concreto, perché l'unico modo per dire con orgoglio che noi siamo Charlie e non ciarlatani e avere il coraggio di puntarci il dito contro come dire, e non è la solidarietà sterile delle foto su Instagram e Twitter, perché ricordiamocelo e non dimentichiamocelo mai che il più grande nemico dell'Italia sono gli italiani. Grazie.